Tu innanzitutto sei un bolognese. Sono nato a Bologna. Sei nato a Bologna. Però per caso, perché i miei abitavano a Livorno e la mia mamma ha voluto andare a sgravarsi, come si suol dire, presso la sua mamma a Bologna. Perché la tua famiglia era... La mia mamma era di Bologna e gli altri erano paganti. E come sono sempre stato un po' anch'io, da una città all'altra. Non ho una patria. Ma sei cresciuto a Bologna? Non sono, Ah no. a Bologna sono tornato dopo la guerra, quando ho cominciato a fare ancora con Ciuse, insomma. Perché dove hai passato l'infanzia, l'adolescenza? Non è facile perché molte cose, sai, sto parlando di 90 anni fa, no? Certo. Ho vissuto a Livorno alcuni anni e grosso modo direi in una famiglia borghese relativamente benestante. Mio babbo era impiegato, erano tutti impiegati, noi siamo una famiglia, una tradizione. Sia io, e poi per il caso anche tutta quella della famiglia della Gabriella, questa cosa importante la troveremo dopo, no? Di impiegati, per lo più dello Stato, quindi io ho sempre avuto un po' la idolatria dell'impiegato, no? Ma probabilmente quando ero piccolo il mio babbo aveva un lavoro abbastanza buono, io penso, perché avevamo confortevole, avevamo il telefono, che era sempre la borghesia molto importante, la piccola borghesia, no? E avevamo una macchina da scrivere. La macchina da scrivere è sempre stata una guida per tutta la mia vita, per motivi vari, al sapere scrivere a macchina, cosa imparata fin da bambino. È stata legata molto della mia avventura personale, sempre una stupidaggine, ma è così. I miei genitori erano ragionieri, nessuno aveva fatto l'università. Lavorava anche tua madre? La mia mamma no, No, quindi poi più sì. tardi, quando in altri momenti ha lavorato anche lei per sopravvivere. Quindi c'erano libri in casa, direi che non mi è mai mancato da leggere e direi che forse avevo anche passione per leggere. In certi periodi più avanti andavo nelle biblioteche pubbliche, ma per leggere i romanzi, non so, insomma, Saccari, milanesi che allora si leggeva per le avventure di mare, eccetera. Tutto questo è durato fino alla grande crisi, Fino al 29. fino al 30, Altra praticamente. età già l'Italia è arrivata un po' più L'Italia è tardi, arrivata sì. un po' più tardi, perché mio babbo ha perso il posto buono che aveva e anche la nostra vita ha cominciato a peggiorare un po'. Quindi avevano costruito una casetta a Livorno vicino alla stazione e l'hanno dovuto venderla, in questo vago ricordo, e l'hanno venduta a un prete di quelli greci cattolici, no, Ortodosso. orientali ortodossi, orientali e cattolici. Me lo ricordo perché, sai come siamo degli sprazzi dei propri ricordi, no? Me lo ricordo perché mi ha regalato un dizionarietto di italiano-arabo, chissà perché, questo bambino che avrà avuto 10 anni, non so più o meno. Insomma, per dirla, abbiamo venduto la casa e le nostre condizioni hanno cominciato a peggiorare finanziariamente. Io ho fatto l'elementare, come si soleva, il ginnasio. Quindi, benché avessero fatto ragioneria ai loro tempi, i miei genitori volevano che io facessi il ginnasio.
no. Senti, tu hai figlio unico o avevi fratelli? Figlio unico. E poi, e questa era la porta per il liceo classico. E poi ho fatto il liceo classico più avanti. E poi... Questo dove però? Non più a Livorno? No, da varie parti. Abbiamo girato per tante... Mio babbo cercava sempre lavoro, eccetera. Abbiamo girato da varie parti. E alla fine ho finito il liceo nel 43. E avevo 17 anni. Poi dopo la guerra... Con la guerra abbiamo perso tutto. Bombardamenti delle case, la casa che avevamo è stata bombardata, abbiamo perso i mobili e si era salvata la macchina da scrivere che è un filo conduttore, no? E siamo finiti in cattive condizioni, ormai solo mia mamma e io, a Bologna. E qui comincia la vendita. Perché tua madre era bolognese. Mia mamma era di Bologna, aveva i suoi parenti lì che ci hanno ospitati senza casa, senza niente. Così. E lì è cominciata la mia vera... Tu ti eri diplomato, cioè avevi la maturità. Preso la maturità, sì, perché avevo saltato la terza liceo, come si usava a fare, e avevo fatto quindi la maturità. Di un altro liceo, insomma, allora non si poteva fare, bisognava cambiare liceo, non lo so perché, insomma. E questa è della mia infanzia, un po' di letture. C'erano libri di scuola in casa, questo sì, e libri di lettura varia, ma insomma, non direi che era una casa di intellettuali, insomma, no. Però, scusami, c'è una cosa che mi ha sempre colpito, che tu hai memoria e hai un buon rapporto con i fumetti. Ma quello sempre, io sono venuto, sai, storicizza la cosa. Nel 36, quando è nato Topolino e ha cominciato a girare l'avventuroso da noi, avevo 10 anni, quindi leggevo già. E io sono venuto su con Topolino, Cino e Franco, nella giungla, quello che racconta Umberto Eco. Insomma, l'avventuroso, che mi ha sempre impressionato moltissimo. Era una raccolta, c'erano vari... Erano usciva settimanalmente. C'era una uscita settimanale sia dell'avventuroso, che era pubblicato da Nerbini. Questo è molto. Lo ricordo da allora, lo ricostruisco, sia di Topolino che era pubblicato pure da Nerbini, poi fu preso da Mondadori più tardi. E quindi questo, non so se gli ha aiutato la fantasia, curiosità direi di averne avuta più o meno abbastanza sempre, no? E che cosa fare nella vita? C'era qualche cosa che corrispondeva di fare l'ingegnere, no? Però né a casa mia si sapeva che cosa fosse un ingegnere, né io avevo idea di che cosa fosse un ingegnere, e credo di avere sempre pensato che fosse qualcosa che inventava della roba, no? E quindi probabilmente leggevo delle storie, no, di innovazioni tecniche, di scoperte. Allora mi dicevi c'era questa idea vaga da parte tua. Inventare delle cose. Perché non avevi rapporti con ambienti in cui ci fossero ingegneri, quindi chiaramente era più un... Direi anche... Forse non avevo neanche tanta confidenza con i miei genitori. Mio babbo era abbastanza anziano perché aveva 42 anni quando sono nato io, quindi quando ero giovane era 60, insomma, no? Ma lo stesso, insomma, quindi non credo che dalla famiglia mi siano venuti stimoli così. Del ricordo invece, sembra di ricordare che dopo la guerra, quando hanno cominciato a circolare
i giornali americani che non potevo comprare perché non avevo soldi, ma che si trovavano perché i soldati americani li buttavano via, eccetera, Reader's Digest, eccetera. Lì mi pare di aver cominciato a interessarmi all'invenzione, a qualche cosa di innovazione, e questo credo che mi abbia accompagnato un po' sempre. Insomma. Quindi c'era già da subito un orientamento verso la scienza e la tecnica? Verso una vaga tecnica, sì. Ecco così, sì. E inventare anche perché nelle condizioni abbastanza modeste in cui ci trovavamo, c'era l'illusione di vendere brevetti, no? Di vendere invenzioni. Erano ragazzi, questo può capitare, no? Sì, tutti, no, non tutti, ma insomma, molti sono passati dal virus dell'inventare la macchina per il moto perpetuo, ma insomma, sono cose, però hanno lasciato. E direi che sono uscito dal liceo con la capacità di scrivere a macchina, con la capacità di disegnare, ho sempre avuto passione per disegnare, e con un briciolo di conoscenza di inglese, cose che mi sono state utili in seguito.